Artlist.io. Carissimi amici del canale, ben trovati, buon pomeriggio, sono Gianluca, India Tango 9, India Charlie Golf, questo è il mio canale IT9CG e ci ritroviamo anche questa settimana a cercare di consegnare alla platea di appassionati della radio, radioamatori, giovani che si affacciano a questo hobby, altri contributi video rispetto al nostro mondo che è così baluardo, che ci permette insomma sempre di sperimentare, di curiosare nuovi oggetti. Ritorno a parlare di TID Radio, degli amici della TID Radio che anche in Italia stanno avendo un discreto successo rispetto alle radio e agli strumenti e agli optional di supporto alle radio che hanno lanciato come strumenti di nuovissima generazione. Vi avevo parlato la scorsa settimana della TID Radio 771, trovate anche un video in playlist nel TDH3 che è un'antenna portatile dove abbiamo dimostrato che c'è un guadagno del 30% rispetto alle antenne portatili. Oggi parleremo del microfono speaker TD della TID Radio, ovviamente HM060. Vi ricordo che se per caso volete acquistare prodotti della TID Radio, quindi dalle radio TDH3, TDH8, DMR e quant'altro, agli strumenti, troverete in descrizione un coupon che vi permetterà di avere un ulteriore sconto del 10%, ma diciamo che già gli strumenti, le radio, le antenne, i microfoni della TID Radio costano veramente poco e quindi questo è un surplus che insomma vi farà assolutamente pensare che ne vale la pena acquistare questi prodotti. Vi dicevo, parlerò oggi del TD HM060 che ce l'ho qui, guardate che bello, spero che insomma si riesca ad inquadrare, che ho avuto modo qualche giorno fa di testare in antenna ascolto e devo dire che è un ascolto veramente di qualità, quindi è un ottimo speaker come microfono. Ma ho avuto la curiosità di capire come i nostri interlocutori ci ascoltassero e devo dire che ho avuto l'opportunità di registrare un contributo video. Pare che questo microfono insieme all'antenna 771 possa rappresentare un valore aggiunto rispetto alle nostre radio portatili. Mi sono collegato nel sito della TID Radio per fare una brevissima descrizione del TD HM060. Subito dopo lancerò il video insomma che ho fatto in una frequenza radioamatoriale dove ho avuto la fortuna di collegare un amico con cui ho fatto dei test sia con il microfono sia senza microfono, e come vi raccontavo prima devo dire che i feedback di ritorno rispetto al TD HM060 sono stati più che positivi. TD HM060, uno speaker microfonico ma anche un microfono. Queste sono insomma le foto che troviamo nel sito della TID Radio, ma metterò qualche foto anch'io subito dopo e ovviamente nel video potrete assolutamente vederlo in video. Un microfono che si presenta anche dal punto di vista estetico molto molto bello, ovviamente compreso di cassa speaker, compreso di PTT, è sicuramente un microfono che rappresenta una comodità rispetto al microfono come dire di base che troviamo incorporato nella radio. Utile quando si va in montagna, utile da casa, utile soprattutto quando si è in macchina e certamente si deve guidare con attenzione. Allora, descrizione del prodotto, microfono aggiornato, i clienti ora
possono regolare il guadagno del microfono per soddisfare le loro esigenze specifiche. Il guadagno del microfono può essere regolato entro un intervallo da 0 a 32. Questa funzione risponde direttamente al feedback e alle richieste dei nostri clienti, garantendo la loro flessibilità di regolare sensibilità del microfono in base alle loro preferenze e ottimizzare la loro esperienza audio. Già questa secondo me è una novità. Vorrei farvi riflettere su una cosa a chi in passato e anche adesso acquista portatili, la maggior parte della Cina, ecco, per intenderci. Gli amici della TID Radio sono coloro che in realtà hanno un sito molto interattivo con i clienti, hanno una pagina Facebook, una pagina Instagram, insomma sono presenti nei social e soprattutto ascoltano le richieste di noi radioamatori appassionati della radio, tant'è che questo microfono aggiornato e questo aggiornamento è frutto delle richieste che sicuramente provengono dai clienti che hanno acquistato il microfono e hanno direttamente deciso di interagire con gli amici della TID Radio. Ma andiamo a noi: un doppio angolo retto auricolare stereo da 3,5 mm perno superiore, microfono stereo da 2,5 mm pin inferiore, cavo lungo 3 piedi 940 mm, un microfono altoparlante portatile facile da parlare e ascoltare senza sollevare la radio. La clip girevole sul retro ti consente di agganciare il microfono ovunque tu voglia. Tempi di consegna dei 5 giorni lavorativi ai 7 giorni lavorativi, abbiamo la garanzia di un anno e poi abbiamo ovviamente un pagamento sicuro, perché puoi pagare direttamente in PayPal, e domande e risposte sulla radio, in questo caso sull'oggetto. Troviamo anche le recensioni dei clienti in questa pagina. Le recensioni sono basate su 28 interlocutori e vediamo che ci sono insomma ottimi feedback. Consegna veloce, grazie per questi fantastici prodotti. Qui si riferisce al TDH8 caricabatterie, ottimo prodotto, spedizione veloce, supporto relativo, microfono altoparlante da spalle, buona piccola unità, sembra ben fatto, una sensazione di solidità in mano, altoparlante come previsto per un piccolo altoparlante e via discorrendo. Questi sono i prodotti che io posseggo, che ho mandato dei video in riferimento all'antenna. Manderò presto un feedback e un video su questa TD805S, che è un piccolo antennino per i portatili, e adesso troverete anche questo sul video. Insomma, non vi resta, cari ragazzi, che guardarvi questo video, che testimonia in realtà quello che ha scritto la TID Radio, ma quello come dire, sostengo anch'io in questo video. Quindi al via il contributo video del microfono TD-HM060. Noi ci sentiamo e ci vediamo presto. Un abbraccio a tutti voi, rimanete connessi. IT9 ICG il canale, un abbraccio da parte mia, Gianluca, India Tango 9, India Charlie Golf. Via i contributi video, ciao. India Tango 9, India Charlie Golf per una prova di transito. Italia Tango 9, Italia Charlie Golf per una prova di transito. Ciao Luca, buon pomeriggio. Transiti bene. Modulazione
mio bazzino nel complesso, va buona. Si ascolta bene. IT9QAU, IT9CG, grazie Ferdinando, sto provando un microfono esterno, ero un po' lontano dal microfono, mi dici se adesso va un po' meglio, e sembra un microfono cinesino della TID Radio. IT9QAU, IT9CG. Ti ascolto bene, certo, non è come quei microfoni che da tavola, che... però si ascolta molto bene. Nel complesso io penso che sia giusto a te. Sì, bene, potrei regolare il mic gain direttamente dalla radio, però se tu mi dici che va bene lo lascio così. E magari poi ti faccio anche un passaggio senza microfono, mi dici se noti sostanziali differenze. Questo è un microfono un po' più amplificato rispetto al microfono incorporato della radio. IT9QAU, IT9CG. Va bene, facciamola questa prova. Facciamo. No, non toccare nulla, per adesso io non avverto nulla, poi vediamo. E lo so, in diretta temo che non ci ascoltiamo. Allora, adesso sono con il microfono della radio, IT9CG, IT9QAU. Sì, io ti ascolto un pochino con un fruscio sotto e il volume nel complesso tutto basso. Però si capisce, ma comunque risulta disturbato, ecco, mentre con quell'altro non c'era tutto questo. C'è un fruscio di sottofondo e la modulazione nel complesso tutto basso. Va bene, Ferdinando, un attimino che collego l'altro, il microfonino, e un attimino solo di pazienza. Non faccio nessuna prova, nel senso che purtroppo con il portatilino qui da casa non riesco a trovare, insomma, amici in diretta. In breve distanza, anzi sono fortunato che ho trovato te. Comunque sono con il microfono esterno ancora, volevo capacitarmi, insomma, che funzionasse bene. Probabilmente l'emissione rispetto al test che mi hai fatto prima dovrebbe essere un po' più presente, ecco, e più tonda. Grazie Ferdinando, poi ci sentiamo con calma magari quando accendo il veicolare con l'antenna esterna e ci possiamo ascoltare in diretta. Così temo che non ci possiamo ascoltare. IT9CG, IT9QAU. Sì, ti confermo il controllo, buono. E poi una cosa, io ho fatto reverse ma non ti sentivo. Evidentemente forse tu non adoperi l'antenna esterna ma adoperi l'antenna del portatile. Va bene, ciao, ci sentiamo, grazie, buona giornata. Io rispondo qua a un amico, vediamo. Bene, Ferdinando, ti ringrazio. Un abbraccio, 73, IT9QAU, IT9CG.